Sono il Capone e questa è la mia merenda. Alcune ricette per un'ottima merenda di gusto e qualità. La merenda numero uno che vado a presentarvi oggi è pane, olio e pomodoro, un classico, il classico della merenda. Vediamo subito gli ingredienti. Ovviamente pane toscano, se potete, oppure fate col pane che avete, e olio di oliva, non l'olio del motore, pomodoro e sale cubi, quanto basta. Vediamo subito le immagini, qui potete vedere in live le immagini come preparare il pane, pomodoro, olio e il sale QB. Allora, innanzitutto ovviamente va tagliata una fetta di pane. Mi raccomando, fatelo in sicurezza, evitate di tagliarvi qualche falangetta perché le dita sono 10 e... così devono rimanere, non troppo spessa, non deve essere troppo spessa, ragazzi, mi raccomando, non troppo spessa. Poi prendiamo il pomodoro, tagliamo la metà, sempre avendo occhio a non portarci via un pezzo di una delle dita. Poi andiamo ad applicare il pomodoro sul pane. Ecco, applichiamolo ben bene, uniformemente. Una volta applicato il pomodoro, possiamo aggiungere l'olio, quello che dà il gusto, il sapore. L'olio, buon olio, compratelo buono l'olio, non comprate l'olio del motore, del paraflu. La paraflu era quella antighiaccio, comunque è uguale. E poi il sale QB. Ed ecco qua, pronto, pane, olio e pomodoro. Facciamo un piccolo recap per chi si fosse collegato soltanto in questo momento. Vediamo, gli ingredienti sono pane, olio, pomodoro e il sale QB, quanto basta. Vediamo, allora, prima una fetta di pane, mi raccomando, non deve essere più alta di un centimetro, altrimenti trattasi di zoccolo e non di fetta di pane. Non mettete l'olio prima, mai mettere prima l'olio, sempre prima il pomodoro e poi l'olio. Per questa merenda è tutto, seguiteci per altre sfiziose e... soprattutto impegnative ricette.